Allora, ci troviamo. Dove ci troviamo? Località Fratesimia, Pizzolo, Comune Comune di Telti. Ascolta, Ah, di Olbia, scusate, di Olbia. tu come ti chiami? Io mi chiamo Paolino Pirina e sono di Telti. Tu hai vissuto in prima persona il diluvio, no? Il diluvio universale. Mi manco di un diluvio universale, però effettivamente l'ho vissuto e stavo risalendo la strada interpoderale. E d'improvviso è scesa l'onda da su perché c'è un rigagnolo che ha straripato. E niente, sul momento non mi sono accorto di niente, io avevo anche la macchina. Nel momento in cui mi sono messo per risalire, la macchina, dove era la macchina, acqua, si può dire che non ce n'era, come sono risalito sulla strada, invece c'erano i fossi che mi hanno infossato la macchina, ho dovuto lasciarla lì. Per poi riscendere grazie a un vicino. E siamo scesi e l'abbiamo tirata fuori col trattore. Tu hai avuto paura? No, paura no, sono rimasto abbastanza freddo, cioè ho avuto l'intelligenza di non attraversare il rigagnolo, ho fatto il giro lungo e me la sono Tu scampata. una cosa così l'hai mai vista oppure No, acqua ho così ne ho fatto. visto altre volte. L'unica cosa improvvisa è l'onda che arriva e che a volte rende impossibile salvarsi. In questo caso per molti è stato così. Tu abiti qua e No, io anche lavoro qua. e lavori pure, no? Lavori con che Lavoro lì del del potere. potere. Ho avuto danni alle colture, alle recinzioni e basta. Ma è il torrente, quindi c'è un torrente, come si C'è chiama? un torrente che parte da qua dalla montagna e parte con i temporali. In altre stagioni rimaneva anche attivo sino a tutta primavera, quando pioveva con più cognizione di causa e con. Ascolta, qui sei l'unico che ha avuto dei danni oppure c'è altra gente che tu No, sappia? qui proprio di fianco a me no, più giù ce ne sono, ci sono case che hanno avuto danni. Ascolta, comunque, cosa hai pensato in quel momento quando hai visto questo No, spettacolo? non ho pensato niente, ho pensato di risolvere la questione, mi interessava salvare la macchina, ci sono riuscito e basta. Se tu dovessi quantificare i danni tuoi, hai un'idea? Quantificarlo no, verranno dei periti a quantificarlo, quindi io non voglio nessuna speculazione. Però hai fatto domanda? Dovevo fare domanda, sì, mi hanno già contattato perché so che interverrà la regia, non lo so come. Tu ti dai una spiegazione per queste cose oppure. Spiegazione, innanzitutto ci manca. Allora, io avevo fatto delle paratie, però quando arriva così forte non c'è niente da fare. L'unica cosa, come vede questa strada, qui manca l'elementarità della manutenzione. Vede che c'è il ciglio, la strada che è più bassa del terreno, quindi quando piove un secchio d'acqua va giù. Invece, se ci fossero state delle piccole, ogni 15 metri, tagliare la terra in modo che l'acqua non assuma delle violenze, questi problemi non sarebbero successi. La manutenzione elementare che facevano i vecchi cantonieri, e ho visto adesso che stanno ripulendo le cunette, che questo lavoro non lo stanno facendo neanche adesso. Quindi la prevenzione è la cosa più importante.